Conferenza stampa nel pomeriggio a Palazzo San Giacomo per fare il punto su alcuni temi delicati come la ZTL, le tensioni registrate in questi giorni sui mercatini rionali e la lista civica di cui si è parlato nelle cronache recenti. Sulla ZTL, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha voluto intervenire per ricordare anzitutto che la sfida da raccogliere, offerta dall'America's Cup, è quella di un'occasione per far crescere sia l'economia sia l'immagine della città. Ringraziando i cittadini napoletani per la pazienza, ma anche facendo capir loro l'opportunità per una città più vivibile, così come siamo aperti al confronto ovviamente con le categorie economiche, un ringraziamento al grande lavoro che sta facendo la Polizia Municipale sul territorio. Ritengo che la parte su cui insisterà l'America's Cup non sia solo un'isola pedonale di oggi, ma l'obiettivo l'obiettivo è che sarà per sempre. Recupero della spiaggia, ampliamento della villa, isola pedonale, pista ciclabile, quel tratto posso dire che lo sarà sicuramente. Poi vedremo gli altri tratti, ma comunque dobbiamo far vivere, anzi l'appello, colgo questa domanda per lanciare anche un appello ai napoletani e ai turisti, per i prossimi giorni, sin da stasera, da questo fine settimana, di andare a Via Caraccio, a Chiaia, nella riviera di Chiaia, al Borgo Marinare, a vivere, perché si cammina bene, si sta bene, c'è una bell'aria, si può andare in bicicletta, quindi la città va vissuta. Abbiamo aumentato il trasporto pubblico fino a notte, quindi bisogna dare un messaggio di vivibilità in queste ore. La questione dei mercati, invece, va inquadrata più globalmente nell'ambito del piano di riorganizzazione e regolarizzazione delle aree mercatali su cui si sta lavorando. Stiamo per emettere una delibera che regolarizza la posizione di circa 2.500 ambulanti con mercati rionali e multietnici in tutte le municipalità. Non è tollerabile l'attività illegale, se questa è l'aggiunta della legalità, anche i mercati multietnici, anche i mercati rionali, anche i mercati delle municipalità vanno fatte con regole, altrimenti anche l'APO alla fine vince la logica del più forte, di quello che sgomita meglio per mettersi, per occupare uno spazio pubblico, finisce come i parcheggiatori abusivi alla fine, né più né meno. Invece noi vogliamo dare dignità a chi fa quel lavoro, penso a Piazza Mercato, ai quartieri spagnoli, ma la stessa Piazza Garibaldi. Quindi ci sarà un percorso di regolarizzazione che vedrà insieme napoletani, immigrati e chiunque voglia svolgere in questa città inclusiva, in questo porto di mare, in tutti i sensi, che è la nostra città, che lo possa fare in modo dignitoso. Infine, il sindaco ha voluto soffermarsi sulla questione della lista civica, oggetto delle cronache recentissime di questi giorni. È un obiettivo sul quale tutti quanti stiamo lavorando a livello anche nazionale per dare un aiuto a quei partiti che vogliono il cambiamento, ma che quello che è uscito in questi giorni, cioè di un manifesto firmato da alcuni assessori, è un'iniziativa importante, interessante, di cui ne condivido i contenuti, ma che non è ovviamente la lista civica del sindaco, anche perché io voglio fare il sindaco di Napoli per i prossimi anni, quindi non posso certamente formalmente guidare una lista civica, posso contribuire affinché finalmente ci sia un cambiamento anche a livello nazionale, in che modo? Portando l'esperienza straordinaria e rivoluzionaria della nostra città.